Ciao a tutti gli amici di eximhardware.com e ben ritrovato da nuovo video unboxing. Quest'oggi abbiamo uscito in redazione le nuove Corsair Void Surround. Partendo velocemente dalla confezione, troviamo nella parte centrale l'immagine illustrativa del modello, il modello stesso, alcuni loghi che ci ricordano la piena compatibilità al Dolby 7.1, grazie all'adattatore USB incluso nella confezione. La piena compatibilità con le console di ultima generazione, quale PS4, Xbox One e ovviamente ai smartphone e tablet. Supporto anche all'utility Corsair Engine, che ci permetterà di configurare eventuali preset di ascolto e all'adozione di driver da 50 mm. Nel retro della confezione stessa troviamo ulteriori informazioni, ulteriori immagini e due esempi. Uno, il collegamento stereo, quindi il semplice jack da 3,5 mm, in questo caso al gamepad della PS4, e a destra troviamo il collegamento tramite l'adattatore USB al computer per usufruire del suono Dolby 7.1. All'interno della confezione troveremo una Quick Start Guide, una Warranty Guide e altri piccoli manualetti riportanti informazioni. Troviamo anche questo piccolo adattatore che ci permetterà di rendere le Void Surround ampiamente compatibili dunque con il sistema Dolby e quindi con un suono virtualizzato 7.1. Quindi alla fine crediamo che questa è semplicemente una scheda audio che offre tale supporto. Nella parte superiore troviamo l'ingresso jack 3,5 mm, dove dovremmo collegare il cavo proveniente dalle cuffie. Troviamo il logo della Corsair, il logo della Dolby, un piccolo LED che ci indicherà lo stato di collegamento e sicuramente di attività o comunque di stato di funzionamento del Dolby Surround, ovviamente un adattatore con un connettore USB che andrà collegato rispettivamente ad una porta USB del computer. Infine troviamo le Corsair Void Surround. Come notiamo, il design rimane abbastanza invariato dai precedenti modelli. Abbiamo scelto una colorazione nero e rossa per rendere un po' più aggressivo il design complessivo, scusate il gioco di parole delle cuffie. Abbiamo sempre la possibilità di ruotare i padiglioni, e in questo caso per magari riporle sulla scrivania o eventualmente sul case. Partiamo dalla parte superiore dove troviamo la scritta Corsair, la possibilità di ampliare la dimensione delle cuffie, quindi per calzare meglio su ogni testa. Nella parte interna troviamo un'imbottitura in gomma, con un rivestimento in tessuto, quindi potranno essere ideali anche per periodi invernali per tenere calda la testa. Sono abbastanza flessibili, anche se comunque l'archetto, la struttura principale è in plastica, quindi attenzione a maneggiarle. Passando ai padiglioni, possiamo notare questa duplice superficie opaca nella parte, diciamo, inferiore e lucida nella parte superiore. Parte lucida riporta anche la serigrafia del logo della Corsair. Il padiglione di sinistra riporta sempre un tasto per l'attivazione e disattivazione del microfono. E nella parte inferiore troviamo una rotellina che ci permetterà di alzare ed abbassare il volume direttamente dal padiglione, quindi senza passare per eventualmente un controller sul filo. Il microfono è di tipo, diciamo, orientabile, leggermente flessibile.
dotato anche della funzione di cancellazione del rumore, quindi perfetto per comunicazioni in TeamSpeak con i nostri amici e quindi durante sessioni di gioco in modalità multiplayer. La parte interna dei padiglioni è sempre rivestita di tessuto, in imbottitura e in gomma interna, driver come abbiamo detto da 50 mm. E design molto particolare per le Void di Corsair. Nella parte inferiore troviamo del padiglione di sinistra il cavo di circa 1 metro di lunghezza, metro e mezzo, scusate, lunghezza, rivestito di gomma ed il connettore jack 3,5 mm che collegato al connettore, all'ingresso, scusate, dell'adattatore, potremo collegare le cuffie al computer e beneficiare, come abbiamo detto, del suono surround 7.1. Con questo è tutto, andiamo dunque alla recensione scritta sul nostro sito www.eximhardware.com. Un saluto allo staff.